Eccoci qua, buonasera a tutti e bentrovati a una nuova puntata del diario di bordo di Francesca e Andrea. Purtroppo Francesca adesso non si riesce a collegare, che ha problemi di connessione, vediamo se riuscirà a collegarsi nel corso della puntata. Intanto questa sera ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato come sempre le volte scorse, coloro che ci guarderanno anche adesso in diretta. Anzi, se avete delle domande da fare alle nostre ospiti, che adesso poi tra poco vi annuncio, anche se leggete i nomi, fatele pure che vi risponderanno. E appunto, adesso vi presento subito la nostra ospite che abbiamo questa sera, Alessandra Fischer, che ci presenta il libro L'alamaro color cenere e Valentina Nuccio, Terra d'ombra bruciata. Buonasera a voi, Alessandra e Valentina. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera. Ritrovate, quindi iniziamo subito con queste vostre presentazioni, i vostri libri. Intanto la stessa domanda che faccio a una vale anche per l'altra, intanto se volete iniziarci per chi ci sta guardando a farvi conoscere, se volete dire cosa fate nella vita, cosa vi ha portato a scrivere, chi siete? Raccontate un po', diciamo, di voi. Chi Vai comincia? prima te, Alessandra, e poi andiamo con Valentina, andiamo in ordine come siamo messi. Allora, prima io, Vai d'accordo? prima te, sì. Sì, allora, ma io nella vita sono una persona che ha sempre fatto un po' di tutto, anche traduzioni, ho anche fatto delle cose come insegnante privata di lingue, ho studiato anche filosofia. E scrivere mi è venuto naturale fin da piccola perché ho sempre letto molto fin da piccola e mi è sempre piaciuto inventare storie. E dopo aver passato molto tempo a scrivere per conto mio, per caso è successo questo, che mi è venuto fuori questo spunto dell'alamaro color cenere. L'ho mandato a una casa editrice che praticamente è la Nulla Die, che ha deciso di comprarmi i diritti di pubblicarlo. È diventato un'opera dell'ingegno ed è una cosa incredibile. Infatti non ho la copia con me perché per qualunque cosa io devo chiedere a loro. Anzi, loro mi hanno detto: manda gli aspiranti lettori da noi. Siamo ovviamente su internet, quindi sul sito della Nulla Die, e questo libro è sia su carta che anche su ebook, proprio per compiacere i lettori più giovani, dato che è stato pensato come opera per giovani adulti. Io non l'ho scritto con quella strategia lì in mente, l'ho scritto in modo molto istintivo perché a me quando cammino piace anche guardare per terra e una volta avevo visto un bottone dimenticato da una persona e ho detto: oh, povera persona, ha dimenticato il bottone del cappotto. E di lì è nato lo spunto perché ho messo questo bottone, che in realtà era un amuleto di protezione magica, indispensabile al protagonista per potersi avventurare in un mondo, in un mercato organizzato da streghe e maghi. È solo che lui senza quella protezione lì viene rapito. In pratica il libro è così, cioè il lettore verrà sorpreso proprio da quelle circostanze lì. Tutto parte dall'aver perso un bottone. Per tutto il romanzo si vede che le varie protagoniste, le sue cugine, la loro zia, la giovane che poi lui incontrerà nel paese da cui provengono questi organizzatori di questo mercato, parlano di questo bottone, come dire: vedi a non tenere bene la roba, vedi a essere distratti. A quella morale lì. Capito. E Ho poi capito. ho avuto il vantaggio di, sai cosa, leggere oltre che in italiano anche in inglese, in francese, in tedesco. E questo è stato un grosso vantaggio perché ti apre molto la mente e veramente ti arricchisce. Poi da autodidatta ho masticato qualcosina di Esperanto, che è un esperimento linguistico ottocentesco di Ludwig Zamenhof, che ha tentato di fondere insieme spagnolo, latino, inglese, francese, tedesco, portoghese, insomma tutte le varie lingue conosciute,
come esperimento è fallito, però sono rimasti questi codici, questo insieme di lingue, codici linguistici indispensabili per chi scrive fantasy, sai, per non cadere nella parodistica involontaria, perché tu magari vuoi dare dei nomi a dei personaggi, ma se non hai più che delle parole dal suono esotico, rischi. Ho capito. Adesso sentiamo anche Valentina, pure lei, per presentarci un po' chi è, cosa fa nella vita, cosa l'ha portata a scrivere, e poi dopo ci addentriamo nella seconda parte, ci addentriamo nel libro vero e proprio. Io ho una vita, adesso sono nella fase della mia seconda vita. Nella prima vita ero una giornalista, ho scritto per tanti anni, tantissimo, ho iniziato giovanissimo, ho sempre scritto, a dire la verità. È iniziata come una passione da bambina, poi piano piano mi sono più concentrata sulla vita che vedevo tutti i giorni, cercando sempre di raccontare quello che vedevo attraverso nessun filtro, che è un po' quello che manca secondo me oggi in quello che vediamo, ascoltiamo. E poi sono nati i bambini e la mia vita era un bivio, non sapevo come continuare. E poi ho scoperto l'altra mia grande passione, che è quella di insegnare. Quindi insegno in una scuola primaria della città dove vivo, che è Monza, e questa esperienza mi ha arricchito tantissimo. Ho continuato comunque a scrivere, però ho cercato di unire la vena, diciamo, della scrittura giornalistica con quella del romanzo. Ed è nato prima Ritratti Estemporanei nel 2013 e poi nel 2019, ho fare due figli, nel 2019 è nato Terra d'ombra bruciata, che è qua, con la prefazione di Ari De Luca, e pubblicato dalle Mezzelane, casa editrice, che hanno creduto fermamente, insomma, nel progetto e nel mio lavoro. Infatti, proprio dell'unione sia della giornalista che dell'insegnante è nato questo libro, che ha un po' diciamo, lo scopo di raccontare, che per quello può fare probabilmente meglio, forse l'unica cosa, non lo so. Non so neanche se bene o male, però in questi anni, dall'uscita, ormai sono passati 2 anni, il libro continua a raccogliere consensi. Terra d'ombra bruciata, tra l'altro, è parte di un progetto, che è quello della raccolta fondi per il reparto di oncoematologia dell'ospedale di Taranto, perché sono di Taranto, anche se le mie origini sono del Salento. E quindi ho deciso di raccogliere un po' dei fondi per aiutare l'opera che ha iniziato nel Tofa delle Iene. Sulla sua scia, appunto, oggi abbiamo raccolto ormai 4.000 euro e per questo verrà fatta la donazione. Quindi questo, che dire, se non scrivo sto male, cioè sono quelle cose naturali e Capito. è anche un po' quello che sto cercando di insegnare ai miei alunni, insomma, agli allievi. Scrivere è importante. Stiamo creando dei piccoli di scrittura dove proprio si blocca davanti a un foglio bianco, perché non è il solito tema, perché un foglio bianco uno travasa un po' tutte le emozioni, le sensazioni, poi è ovvio che uno passa la propria inclinazione, ma è importante riuscire a trasferire ciò che pensa in un foglio che poi magari diventa un scritto, poi diventa un libro, e poi è bello perché tante persone diventa il progetto di tutti, tante persone lo leggono, lo apprezzano. Capito. Molto interessante. Adesso poi dopo lo approfondiamo di più pure con te nella seconda parte. Adesso sentiamo anche, ritorniamo da Alessandra che ci diciamo svela un po' di più di questo libro. Se ci vuoi raccontare un po' di cosa parla per incuriosire ulteriormente, senza svelare più di tanto. Sì, magari non spoilerare troppo a uso degli editori che magari saranno poi lì a dirmi, ma ti posso dire a grandi linee che l'ho scritto con nella mente quello che io ho sempre visto nel mondo reale, addirittura nella cittadina in cui vivevo prima di sposarmi. Cioè c'era questa contrapposizione tra la parte alta del paese che era antica, e la parte bassa, che invece era modernissima, cioè hanno rifatto anche degli edifici negli anni 80, negli anni 90, per cui io ho immaginato l'antagonismo tra questa metropoli immaginaria, questo mercato che si tiene di notte in questa metropoli una volta alla settimana, e poi il paese di provenienza di queste persone che hanno questi poteri
questi poteri magici e questo artigianato dai poteri magici ed è quasi un club, cioè tu devi avere comprato prima qualcosa da loro o comunque essere in rapporti con qualcuno che ha qualcosa di loro e ti accompagna, se no ti possono portare via. E poi mi è venuta in mente tutta una serie di descrizioni legate anche alla contrapposizione fra il modo di mangiare anche quella cittadina lì, come si mangia, come si vive nel quotidiano, e poi riguardo all'evoluzione del personaggio, io ho immaginato una cattiva, che cattiva non è, perché effettivamente quando va a prendere questo distrattone e dice: ma tu qui cosa ci fai senza protezioni, non lo sai il regolamento, adesso io ti prendo e ti porto via. Ma come? No, perché? Ma in realtà quella persona lì dice a metà storia alla zia di questo ragazzo: ma io ho fatto il mio dovere, il regolamento era quello. Per cui l'altra le dice: vabbè, non ti faccio fare qualche mercato, stai un po' qui, produci qualcosa. E poi ho messo la battuta ironica, dice: beh, qualcosa che non siano certe anche magie legate a questo ragazzo qui, perché nel libro lo prende con un tipo di magia che fa abbastanza paura, perché ho immaginato che qualcosa che potrebbe succedere a chiunque, tu entri dove non devi e poi ho messo degli elementi come elemento esotico, non ho messo tante, non so, ovvietà del tipo dove sono e perché, ma la prima ovvietà che era anche un po' una frecciata al mondo dalla metropoli attuale, questa qui non è che si risveglia in questo piccolo paese dicendo: oh, dove mi trovo? No, la prima cosa, il cellulare non prende. Il cellulare non prende, lui non si guarda intorno, lui guarda lo smartphone, il cellulare, quello che ha. E invece, non so, c'è questa zia che è già più pratica, è già più, però è all'antica, perché la cugina: ma telefoniamole, ma non ha il telefono, le dobbiamo scrivere una lettera. Allora si mettono a scrivere la lettera: dove è finito nostro cugino? La zia dice: ma io avrei dei sospetti, e riesce, sì. E Capito. poi va bene, ho immaginato anche il personaggio a livello sentimentale, ho voluto staccarmi dai soliti cliché. Lui è un bel tipo. Si innamora di questa ragazza, ma quella ragazza non è la classica bella ragazza. Lo è. È una brava artista, però io ho messo che in pratica si è fatta una specie di maschera per cui non si fa vedere, perché dice: io per i vostri gusti non sono bella. Infatti c'è una persona che lui vede in una scena che se la toglie per sistemarsi i capelli, si gira, lui vede quella faccia di questo qua, dice: ah, l'ho dimenticato la maschera, cosa dici? La lascia? Lui, come dire, ma mettila, non per dire, vabbè, mettila pure, perché qui come bellezza non eravamo tanto. Capito. Ok, dopo magari ti svegli pure dopo un po' i personaggi. Poi tra poco. Adesso sentiamo anche Valentina se ci vuole. Se Sì. te non hai altro da aggiungere, sentiamo anche Valentina se No, vuole no, 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 raccontare il suo libro. perché deve parlare molto lei, che ha scritto veramente qualcosa di bello, brava. Grazie, grazie. Niente, io in questi anni ho trovato tanti amici. Quando ho iniziato a scriverlo ero sola. Nasce Terra d'ombra bruciata, nasce come un insieme di articoli che nessuno voleva pubblicare, perché trattavano argomenti pesanti, argomenti come la malattia. Taranto è una città famosa purtroppo, l'Ilva, per la situazione di grande inquinamento che c'è, per una malgestione statale, prima ancora una malgestione indiana, poi italiana indiana, insomma, ha
adesso italiana, per una malgestione e poi perché non è facile scrivere del dolore degli altri. Vedi, Alexandra, tu hai raccontato una storia che mi ha fatto anche sorridere, un po' fantastica. Era bella l'idea di partire dal bottone per costruire tutto un romanzo fantastico, con delle basi comunque, diciamo, ciao Cristina, Ciao con Cristina, salutiamo. Buon pomeriggio. delle immagini nella mente delle persone fantastiche che però, insomma, che ti hanno portato a ispirarti, diciamo, no, dalla tua città. E io invece, proprio dalla mia città, ho dovuto tirar fuori il bello che c'è, perché Taranto è una città magnifica, coperta da queste polveri, purtroppo, di un colore fastidioso, un colore strano, che è catalogato come marrone. In realtà è un color ruggine, il colore delle polveri che si depositano dappertutto e che questa grande acciaieria italiana è famosa in tutto il mondo. Produce tanto, la seconda diciamo in Europa, e al tempo stesso produce anche tanti problemi, tanti disagi, sia nelle persone, nei bambini che sono ovviamente la fascia più critica, nelle mamme che a volte trovano il tasso di diossina anche nel loro latte materno, e poi nell'ambiente, quindi nelle falde acquifere, nella terra, tante persone hanno sofferto moltissimo la presenza e continuano a soffrire la presenza di questa azienda grandissima che è poi il ridosso della città, soprattutto il quartiere Tamburi che è proprio sotto. Ovviamente è stato costruito prima il quartiere Tamburi, lo dico sempre Andrea, ti ricordi che lo dico sempre, Sì, perché infatti, mi ricordo era quando me ne parlavi. il quartiere e poi l'azienda. Molti dicono no, ma se c'è l'azienda come hanno pensato di mettere lì le case? E no. L'azienda che è nata negli anni 60, il quartiere Tamburi era già lì da tempo e tantissime scuole sono state svuotate dei loro alunni perché quasi 700 alunni hanno dovuto lasciare la loro scuola, le loro aule. Ciao Lida, Ottimo leader Coltelli, pure, che c'è anche lei. perché sotto sono state smosse queste montagnette dove i bambini giocavano e sotto sono stati ritrovati dei detriti altamente pericolosi. Quindi l'inquinamento purtroppo in questa città è a 360 gradi. Da qui l'idea di fare qualcosa per la mia città. Perché è vero che io adesso sono tanti anni che l'ho lasciata, sono andata via, ma gli affetti continuano ad essere ancora a Taranto e il mio cuore è ancora a Taranto. E il fatto di essere in un'altra città non significa che ho deciso di lasciarla, di abbandonarla, resto comunque attaccata al mio territorio, motivo per cui Terra d'Ombra Bruciata ha proprio questo obiettivo, oltre a quello di raccogliere i fondi per l'ospedale, anche l'obiettivo di far credere, far vedere al mondo, che non è Tarantino, tutti gli altri, che Taranto non è solo quello, ma Taranto c'è anche tantissima cultura, tantissima storia, si mangia benissimo, c'è un mare meraviglioso, vengono a nidificare uccelli, tartarughe, i delfini addirittura si avvicinano a Taranto, tutto indice del fatto che è una città che potrebbe offrire tantissimo al visitatore, al turista, ai cittadini stessi. E da qui veramente ormai sono 2 anni abbondanti che mi batto tanto perché fa male vedere in televisione sempre soltanto le ciminiere sotto Taranto. E ogni tanto c'è qualche servizio carino, magari di linea blu o linea verde, dove si fa vedere appunto il grande potenziale che avrebbe questa città. Ecco perché poi Terra d'Ombra Bruciata racconta le storie di tante persone che incrociano la protagonista, che si chiama Piera, che fa un viaggio col marito e il figlio al contrario, dal nord verso sud, torna a casa perché il marito decide, l'insegnante ottiene la famosa cattedra, tanto desiderata, il tempo indeterminato, mettiamola così, la non più precarietà proprio a Taranto. E quindi lei invece di qua e del nord vede Taranto solo attraverso la lente della televisione, la lente dell'Ilva, e quindi è terrorizzata l'idea di tornare ad andare a vivere in quel posto dove lei andava solo in vacanza, in fondo, anche da spaventata per suo figlio, insieme ai figli dei tarantini che poverini sono tutti malati. Una volta che invece lei poi torna a vivere a Taranto, a parte lo shock iniziale che ha perché si rende conto della vicinanza dell'azienda, dell'industria alla città, e improvvisamente dentro di lei scatta una molla tale per cui decide di fare qualcosa, incomincia a raccontare le storie.
tutte le persone che le si avvicinano, come se fosse una calamita. Tantissime persone la abbordano, diremmo oggi, per sentirsi raccontati, perché poi quello che è successo a me, io ho raccolto tutte le storie vere, ho cambiato solo i nomi perché comunque ci sono i minori, a parte un paio di nomi che ho volutamente lasciato gli originali, e quindi ho deciso di mettere tutto insieme e raccontare questo romanzo piccolino, sono 100 pagine, 112 pagine, un concentrato di tutto quello che si vive quotidianamente, perché il problema è anche questo, quando soffia il vento a Taranto, le polveri si alzano e volano fino a 200 km. Ricoprono tutto quello che c'è. Adesso hanno creato queste specie di coperture dei parchi minerari, chiamiamoli così. In realtà non cambia niente, ma chiunque si renderebbe conto che quel tipo di investimento è un investimento sbagliato. Cioè, ci sono dei problemi di fondo in quell'azienda che sono visibili all'occhio nudo da parte di tutti. E quindi ho pensato cosa potevo fare io per questa mia città. L'unica cosa che mi è venuta in mente è stato scrivere. E devo dire che ero partita da sola, poi ho incontrato una persona che si chiama Renato Ghezzi, che Andrea lo sa, io lo ringrazio ogni volta, è un po' il mio talismano, ma Infatti. la persona che ha creduto forse prima ancora di me in questo piccolo progettino, e poi le Mezzelane, Rita Angelelli e tutti gli altri, tutti gli editor, tutte le persone, Maria Grazia Beltrami, tutti coloro che poi mi hanno conosciuto via via, hanno capito che la determinazione era tale per cui questo libro doveva nascere. Doveva raccontare, era necessario affinché tutti sapessero. E durante tutte queste presentazioni che poi abbiamo fatto, ne abbiamo fatte veramente tante, soprattutto prima del Covid, spiace dirlo, no? O durante l'estate in cui il Covid fortunatamente va a coricare, va in letargo, ci lascia l'opportunità di vivere la nostra vita. E in tutte queste presentazioni ho conosciuto tante persone che si sono commosse, che sono venute a cercarmi dopo averlo comprato, questa sconosciuta, non sono famosa, non ho un cognome ingombrante, importante, non sono nessuno. E invece tanti di loro mi hanno scritto, mi hanno cercato, sono venuti alla fiera del libro, sono venuti a trovarmi dicendo, caspita, però mi hai fatto riflettere. Ed è questo lo scopo, cioè far riflettere le persone, la gente, lasciare proprio un messaggio che è quello di diventare parte attiva, cittadinanza attiva. Io come cittadino posso sapere, posso decidere di sapere, voglio sapere. Ecco perché è importante questo libro poi alla fine per me. In ogni casa, su ogni comodino, in ogni occhio in cui questo libro è stato letto, ho raccontato la storia della mia città. Perfetto. Basta. Altrimenti. C'è un'osservazione di un mio amico perché è giornalista che mi ha scritto adesso su Messenger, infatti stavo leggendo, dice, ma perché vi conoscete anche tra di voi? Gli rispondiamo, sì, infatti effettivamente io conosco di persona Valentina, come conosco anche Renato Ghezzi, perché siamo autori tutti quanti della stessa casa editrice. Quindi anche con Valentina, anche con Renato Ghezzi, siamo persone che ci siamo conosciuti anche personalmente. Quindi apposta, non è che è sconosciuto, Sì, ci una ricca molto conosciamo unica. benissimo di persona tutti quanti. Ci vogliamo bene, dai. Infatti, con Ma io Alessandra ancora c'è stato modo, adesso speriamo anche con lei di riuscire a conoscere anche lei di persona, come ci sarà modo. sì, Andrea, io e Andrea poi ci siamo conosciuti veramente dal vivo quando siamo andati al del premio, ho vinto, fatto il terzo posto al premio letterario Città di Jesi, ed è stato molto Adesso qualche mesetto divertente fa, esatto. a novembre, perché è stata l'occasione per me per conoscere insomma, lui, Andrea e delle altre persone insomma, della casa editrice. È bello, poi il rapporto di fiducia che si instaura in queste, diciamo, in queste occasioni, è bello poi poterle coltivare col tempo, sapere che c'è una persona che ti apprezza, no? Ragione. Hai ragione, sì, proprio una squadra. Cioè, sai che dall'altra parte c'è un amico che ha i tuoi stessi interessi, scrivere, farsi conoscere, raccontare, perché è importante raccontare, avere sempre qualcosa da dire. Infatti lo dico sempre qui, io tra tutti quanti, tra autori e autrici, anche se non si collabora o si collabora insieme oppure non si collabora insieme, siamo tutti una squadra, perché tanto l'unione fa la forza di tutti, ne va per il bene o parte di ogni persona stessa, anche della casa editrice, quando c'è, tra Certo. virgolette, affinità letteraria tra vari autori e autrici. Poi è Infatti la bello mia quando si intenzione creano anche le è quella. amicizie e tutto quanto. Sì, esserci sempre, infatti è partecipare attivamente, sponsorizzare noi stessi quello che abbiamo scritto e quello in cui crediamo, altrimenti che senso ha scriverlo? Cioè se non ci crediamo noi per primi, penso sempre. Chi è che può crederci? Il lettore?
Io autore non sono convinto, non prendo parte, non ci metto la faccia. Capisco la timidezza perché ci sta, però se tu sei timido non puoi anche pensare, cioè, non puoi pensare di poter arrivare a qui sfoglia perché hai una bella copertina, cioè oltre una copertina c'è di più. Una volta era oltre le gambe, adesso è Infatti, oltre la copertina c'è di più. la prima pubblicità proprio sta proprio noi, indipendentemente di chi sia autore, casa editrice o self, sta proprio noi stessi a fare promuovere anche le nostre opere, tanto ci abbiamo i social a usarli per queste promozioni. Ma infatti Tanto anche qualcuno ci Andrea, sente, io qualcuno ti ci sente. ringrazio perché tu e le tue girls avete inventato un sistema bellissimo, cioè gratuito, grande diffusione visto i social, insomma, è molto bello sapere di avere comunque, soprattutto dopo il periodo che abbiamo passato, in cui siamo stati sempre connessi, sempre a cercare uno sfogo. Io se fossi stato in un altro periodo probabilmente avrei venduto più e avrei raccolto più soldi di quello che ho fatto. E però poi dico, vabbè, però non me la sono cercata io. Già è tanto che sono riuscita, grazie alla rete, a trovare amici, persone che mi hanno dato uno spazio. Lo spazio per Natale, ti ricordi? Lo Sì, spazio dell'estate. Cioè perché parlare. tanto non è la prima volta che vieni, diciamo, mio ospite o in un programma come oggi pomeriggio, oppure in altri programmi che ho fatto con Francesca, o con Sara o altre dirette, ne abbiamo fatte tantissime insieme di dirette. Siamo collaudati, dai. Mai sì, quindi apposta. Adesso ritorniamo su Alexandra che ci racconta un po' i suoi personaggi. Se ci vuoi raccontare qualche personaggio particolare, maschile, femminile, quelli che vuoi te, e dopo ci racconta un po' pure Valentina dei suoi. Sì, io ti posso dire alla base come ho proprio costruito la storia, nel senso che io avevo fatto una serie proprio di schede di personaggi in ordine di importanza perché si fa prima per se stessi quando si è alle prese con delle trame così complesse, perché non è un libro molto lungo, però come trama non è facile. E poi anche a uso del lettore che comincia, dice, vediamo chi sono questi personaggi, facciamoci un'idea dei loro ruoli. Io ho messo come personaggio veramente di spicco la ragazza artista, cioè quella che collabora con la cattiva. E poi la ragazza che si sente sempre, è sempre in disparte e aiuta questa strega facendo, sai che cosa? I diorami. I diorami andavano tanto di moda nell'Ottocento, sai, questi oggetti disposti in modo da Sì. dare l'illusione della profondità. E lei creava nel romanzo creava dei pupazzi sempre lì in disparte, poi pian piano si evolve. Perché come dichiarazione d'amore al protagonista che fa questa specie di pupazzo ritratto. E questo è un personaggio già che cambia. Invece il protagonista, io ho voluto lasciarlo un po' in sospeso in questo senso, perché pur non volendo fare, come diceva Lovecraft, il didatticismo morale in letteratura che non si fa mai perché il lettore dice, ma è un'opera di svago o una lezione scolastica? A scuola siamo già andati ben bene tutti, ma serve a far riflettere un lettore giovane o un lettore adulto sull'importanza della cultura. Vedi, se tu avessi saputo, dice la cugina a questo sbadato, capire la magia, usarla. Prima di tutto non avresti perso il bottone, poi sta strega non ti avrebbe preso. Noi ti avevamo dato le lezioni e non hai studiato, per cui arriva la zia e gli dice, ah, vedi, sei un ignorante, adesso non torni a divertirti nella metropoli, stai un po' qui a studiare. E questo motiva molto, secondo me, il lettore a riflettere, il lettore anche che va a scuola ma è in crisi con lo studio. Dice, un domani questa cosa qui può essere anche una metafora della vita, ma se io non studio, se io non ho la conoscenza del mondo che mi circonda, perché la cultura
In fin dei conti, e puoi conoscere la realtà che ci circonda, questa realtà può diventare molto pericolosa per me, come è successo a lui. E poi per il Capito. resto, pure intrattenimento, perché io ho voluto ridare vita anche a quello che non c'era. Il pregio della letteratura è che tu puoi prendere quello che ti è rimasto qui nella mente e che non esiste nel mondo reale, ricostruirlo dentro un file di un computer. E io avevo visto delle case in fotografia o in certi disegni che mi piacevano molto e non esistevano più. E io ho detto, io voglio inventare tutta una città con quelle casette lì, perché devono aver abbattuto, tolto dei quartieri con delle casettine, non so, con le finestre piccole, quadrettate, queste tettoie con le merlature di legno, queste cose particolari, questi salottini di una volta, e in effetti c'è questa zia che vive come una volta. Lei non ha il telefono, sta lì, scrive le lettere, tiene questi libroni contabili, perché è lei che gestisce questo mercato notturno. Capito. E c'è una domanda da Lidia Coltelli che ti chiede che genere è. Vuole sapere. Allora, io non l'ho scelto io, l'hanno detto i miei editori, lo hanno classificato come urban fantasy, proprio perché alla base c'è la contrapposizione tra la metropoli e questa cittadina sospesa nel tempo e nello spazio, di pura immaginazione. In pratica Capito. ho fatto risuscitare quello che non c'era più. Infatti, è bello infatti anche rispolverare cose di una volta e riportarle proprio all'attualità di oggi, alternando tra realtà e fantasia. Prego, Grazie. sentiamo adesso i protagonisti di Valentina, se ce ne vuole raccontare di qualcuno. Allora, dentro Terra d'ombra bruciata, oltre Prego. alla protagonista che è Piera e alla sua famiglia, c'è una persona, diciamo, più vicina a me, come Valentina proprio. Una persona che oggi non c'è più e che appunto il 14 marzo, quindi qualche giorno fa, c'è stato il suo anniversario dalla scomparsa, sono passati 11 anni. Questa persona è mio suocero, il papà di mio marito, oggi è la festa del papà, quindi volevo anche poi, tra l'altro, aperta chiusa parentesi, fare gli auguri ovviamente a tutti i papà, al mio in particolare e a mio marito, in quanto papà di due bambini. E a tutti quei papà che attraversano quotidianamente delle difficoltà enormi, da soli magari, sostenuti probabilmente solo dalla forza dei loro figli. E uno di questi papà è proprio uno dei protagonisti di cui racconto in Terra d'ombra bruciata, che appunto accompagna la figlia lungo la sua malattia, da cui poi fortunatamente insomma viene fuori, è una storia vera anche questa. Ma gli auguri che poi mio marito potrebbe fare al suo papà che non c'è più è questa persona che nel libro si chiama Damiano, ho cambiato il nome, ma che in realtà è il professor Mimmo Pignatelli. E lui è stato un professore di liceo e quando è andato via, anche lui per un male, per il famoso male, perché da noi giù in Puglia, a Taranto, il male è classificato come tumore, come cancro, ma si chiama male per esorcizzare probabilmente la parola tumore, perché la parola tumore è spaventa, il male può essere agli occhi degli altri proprio qualcosa. Noi lo sappiamo bene che il male è quello, è un tumore. Si è spento, dicevo, 11 anni fa ed è il personaggio di cui volevo poi parlarvi oggi. Al suo funerale c'erano tantissimi studenti e ancora oggi la sua bacheca Facebook è piena di messaggi, sia il giorno del suo compleanno, sia quando magari qualche allievo si laurea, oppure si è laureato in passato, oppure si sposa. Tutto il pensiero di questi ragazzi va al suo professore. Ed è una cosa molto bella ricordarlo, vive nel momento in cui noi ne parliamo. Quello che ho detto poi a mio figlio quando mi ha chiesto: mamma, ma nonno Mimmo può tornare? La risposta è stata ovviamente no, non può tornare. Allora lui mi ha chiesto: possiamo andare noi? Io ho detto: no, aspetta un attimo, è un po' presto. Ma il nonno, e quindi come facciamo a trovare il nonno? Ogni volta che noi parliamo del nonno, il nonno sta con noi perché vive nel nostro ricordo. Mia suocera ha
ha deciso di dedicare ogni anno una borsa di studio prima e adesso delle donazioni, anche lei in memoria l'ultima, in memoria di Nadia Toffa, in memoria proprio del professor Mimmo Vignatelli che tanto ha lasciato non solo alla collettività, ma anche all'animo di ogni studente che ha incontrato lungo la sua strada. E ho voluto, proprio ho scelto di metterlo dentro Terra d'ombra bruciata come nonno di questo figlio, di questo Giacomo, di questo bambino, che vede nel nonno la speranza del sapere. E lui dice al suo nipote, studia, tu devi studiare, perché la cultura è la tua arma per vivere in questo mondo, in questa vita così difficile, così complicata. Ecco perché mi ricollego a te, Alexandra. Cioè l'importanza, adesso da insegnante, lo vedo ancora di più. Non è sapere quando è scoppiata la guerra mondiale, quando non lo so come è fatto un fiore, non è quella il sapere è riuscire a raccogliere le informazioni necessarie per potertela cavare in maniera egregia, non basta studiare i libri, bisogna mettere in pratica i libri. È molto bello perché lui, oltre a insegnare quello che insegnava, quindi latino, era una persona italiana. E latino, era una persona colta e oggi questa parola risuona tanto spesso, no? La cultura, l'impoverimento dei giovani. L'impoverimento dei giovani è una parte, ci sono tanti insegnanti che fanno il loro lavoro con tanto amore, con tanta passione ed è bello vederlo poi nei ragazzi. Io adesso che ho una quarta elementare, vedo i ragazzi che capiscono quando parlo libri, quando li appassiono, quando insieme alle altre colleghe facciamo dei lavori insieme dove la cultura viene messa in pratica ogni giorno e con costanza, non ci si stanca mai, non ci si dovrebbe stancare mai di leggere, di approfondire, di acculturarsi per se stessi. È un lavoro che non lo fai per avere il voto, lo fai per te stesso, lo fai perché è bello poter raccontare di tutto. Infatti Poi non si magari finisce mai di imparare, c'è tante cose non finisci infatti. mai di insegnare, credimi. Infatti poco fa, proprio sempre Lida ha scritto un commento, ha scritto bellissimo, da insegnante capisco cosa vuol dire, e quello che spiegavi poco fa era concorde con te, così almeno abbiamo messo anche le sue opinioni. Insegnare è stancante, insegnare è faticoso, però insegnare è l'altra mia metà, cioè il dialogo, riuscire a... Adesso, per esempio, nei confronti della guerra abbiamo tenuto delle piccole lezioni con tutte le classi, dalla prima alla quinta dell'istituto. La dirigente è stata molto, si è fidata. E anche lì trovare le parole giuste, l'importanza di riuscire a trovare le parole giuste per comprendere un bambino di prima elementare, la stessa cosa che potrebbe comprendere un bambino di 10 anni, di quinta elementare. È un lavoro che si fa con amore e con passione. Ecco perché l'ho deciso proprio di inserirlo e di parlare di lui. Avrei potuto parlare di tanti esempi. Lui è l'esempio positivo e poi mi ha dato la sprone per finire, per concludere questo libro, perché ci sono stati momenti, tu lo sai, Andrea, di grande difficoltà, di grande stallo, in cui io ho proprio il blocco dello scrittore, dicevo no, perché le storie sono vere, sono impegnative. Le storie sono storie che ci toccano da vicino e non riesco, non sono riuscita a desensibilizzarmi. Quindi io stavo male, quando loro stavano male, io stavo male, le portavo a casa, dentro di me. E quindi c'erano giorni in cui io guardavo il computer e dicevo no, io non ce la faccio a scrivere. Poi il pensiero suo, il pensiero finale, cioè lo scopo che mi ha portato a scrivere, mi hanno dato proprio la spronella, lo finisco. L'ho iniziato dopo 3 anni, adesso lo finisco. E così poi è nato. Sì, infatti, ha fatto un altro commento, sempre Lida, che ha scritto: il nostro lavoro è il più bello del mondo. Colgo l'occasione per salutare la tua splendida consorte che mi saluta. Grazie, Adele. Sì, infatti, l'avrei detto adesso appena finire, eccolo qua, l'avrei messo adesso subito. Buona giornata, salute a voi, ciao carissima Valentina. Grazie, Adele, grazie. Ti mando un bacio grande. Infatti è dall'altra stanza che ci guarda da lì là vicino, non possiamo stare se non interferiamo, ci sarebbe ritorno di fonia pure, quindi però ci segue sempre. Sì. Ok, allora visto che un po' avete parlato un po' dei vostri libri, dei vostri protagonisti, c'è qualche domanda che volete fare a vicenda? Tu Alessandra cosa vuoi domandare a Valentina? Dopo e tu invece Valentina se vuoi domandare qualcosa ad Alessandra? Ma ecco, io chiedo anche questo, che per il futuro pensi anche di scrivere delle opere ispirate al tuo lavoro nella scuola?
Sai che c'è stata tutta questa serie di libri, anche sul filone di Anna dai capelli rossi, quelle vicende lì di insegnanti che prima sono allievi e poi crescono, diventano insegnanti, tipo piccole donne. Sai quali idee lì per il futuro? Rivisitare quei Allora, classici? sto terminando un lavoro, un altro romanzo e non posso svelare cose ancora, però c'è di mezzo la scuola, proprio come tramite, diciamo, tra le persone, no? Come cosa importante nella vita di una persona. E poi il mio sogno sarebbe scrivere una storia per bambini. Infatti faccio appello a tutti gli illustratori o illustratrici, perché io so scrivere forse, ma sicuramente non so disegnare, sicuro. Proprio io il disegno, pensate che quando andavo alle scuole medie in disegno tecnico mettevo il foglio quello carta carbone, quindi mi venivano i disegni orrendi, riuscivo a portare a casa un 5 stringato proprio, l'insegnante lo sapeva, mettevo la carta copiativa e ricalcavo, quindi sono alla ricerca di un illustratore o illustratrice, perché l'intenzione, cioè mi piacerebbe tanto scrivere qualcosa per i bambini, anche perché ne ho due e siccome inventiamo storie in continuo, di punto in bianco, un mio figlio dice: mamma, ma dov'è che le posso leggere questa storia? No, questa storia nasce nel momento in cui te la racconto e finisce nel momento in cui è finita la storia, perché io non me la ricordo più. Allora, ogni tanto magari ripesco vecchi personaggi della mia memoria e mi dice: ma questo l'avevamo già fatto, ma l'altra volta pescava e la volta successiva lo stesso personaggio era andato sulla luna. Dice: ma se pescava, no, c'è un'altra storia. Quindi le idee ci sono e che ovviamente poi ho bisogno di essere supportata da un bravo disegnatore perché appunto non ce la posso fare. Tu invece, progetti futuri, hai in mente qualcos'altro? Quando è uscito il tuo romanzo? Allora, questo qui è il mio primo romanzo che è uscito nel 2018, Ah, ok. E Dall'amaro. stai pensando a qualcos'altro? Stai scrivendo in questo Sì, periodo? sto lavorando a delle cose, neanche io ti posso dire molto, ma si stanno discostando abbastanza da quel genere lì, anche perché partecipando anche tanto a contest letterari, tipo Minuti Contati. Li sperimenti molto perché ti danno un tema e devi stare nei caratteri, per cui tu li impari l'importanza di sperimentare uno stile e di gestire il tempo e anche gestire proprio la struttura della pagina. Io, ad esempio, ho visto che quella strategia lì ha una sua utilità. Ho detto, non è il sadico che ti dice, non so, tema la per dire tema la solitudine. Hai 4 ore di tempo e fammelo in 5.000 caratteri massimo. A cosa serve? A evitare le ripetizioni, a evitare l'effetto teste parlanti nei personaggi, a evitare delle lungaggini eccessive nella descrizione, delle cose anche non funzionali, per cui ti forma molto. E io mi sono staccata un po' da certi tipi di fantasy per tentare in altre strade, dato che la moda letteraria cambia in continuazione. L'unica cosa che non è nel mio genere è scrivere narrativa puramente realistica, cioè ci deve essere sempre un elemento che o ha a che fare con il meraviglioso, oppure con delle venature o dell'horror o del macabro, per cui c'è questa irruzione dell'orrore, della paura, e non rimane un resoconto piatto come fosse un articolo di giornale dove tu descrivi, non so, fuori casa mia, che sta passando. Io sto mirando un po' a diversificare il mio stile, ma che abbia sempre quella connotazione lì. Il lettore deve avere quella che si chiama la sorpresa narrativa. Infatti, ho anche scritto del Weird. Sono arrivata a scrivere in tutto e a pubblicare in tutto 8 libri, dopo quello che sto l'amaro. Un mio romanzo parte proprio da una descrizione realistica dove
vengono fuori degli elementi totalmente alieni. È quello che il lettore comincia a leggere, dice: ma io forse in quella casa non andrei tanto a disturbare, devo dire che dietro quella porta è meglio non andare a vedere. E sono cose che a me vengono in mente anche guardando il quotidiano, perché una volta io avevo visto un vecchio palazzo abbandonato per la maggior parte delle camere con un campanello e mi sono detta: cosa succederebbe se io suonassi? Chi verrebbe? Anche se vuoto, perché sembra vuoto, però chi si nasconde dietro le imposte? Dici, chissà, magari c'è qualche cosa fantastica, come sappiamo. Tutto può Una essere. spiegazione per ogni cosa, infatti. Tanto anche, da, come ha detto anche lei, da una casa abbandonata, suonando il campanello, con la fantasia può aprire chiunque. Infatti. Va bene. Okay. Allora, intanto vi vado alla domanda successiva, vi volevo domandare se avete tre motivi per leggere il vostro libro, visto che tra poco siamo in chiusura, per incuriosire appunto chi ci sta guardando, tre motivi per incuriosire affinché possano leggere il vostro libro. Vado io? Veloce? Sì, Così. vai, Ok, tanto ci siete, avete, no, inventiamoci, non succede il niente. primo motivo è assolutamente la beneficenza, cioè nel senso che il costo di 13 euro, parte del ricavato è destinato al reparto di onco-ecchino-patologia pediatrica dell'ospedale di Taranto, dedicato a Nadia Toppa. Lo specifico perché ogni tanto la gente si perde, dice conco che? Onco-ematologico pediatrico, ok. Quindi primo per questo, secondo per fare un viaggio a Taranto e terzo per capire e per non far finta di non vedere, perché è facile, succede lontano, lontano, no, è anche lontano, sarà anche lontano, ma siamo in Italia, siamo tutti insieme e questa cosa è un problema che riguarda tutti, non solamente la città di Taranto. Giusto. Alexandra? Allora, io dico brevemente il motivo base. Allora, il motivo base parte dalla dedica di apertura del libro. Io l'ho dedicata a tutti i viaggiatori del mondo della fantasia, perché io sono stata sempre una persona molto solitaria, perché si sa già, quando si è figli unici, vivi da solo, mangi da solo, giochi da solo, fai parecchio da solo. Io infatti penso di essere diventata autrice perché leggevo e scrivevo molto, stando molto da sola, e mi creavo questi mondi. E dicevo, io un domani vorrei dare come esempio un libro che come punto di partenza tenga compagnia a un'altra persona che magari è da sola come me ed è malinconica, è indecisa se uscire, se rimanere a casa, cosa fare. Ed è nato così. E poi non solo, poi ho anche avuto una spinta di altruismo dicendo: ma se da questo libro ne vengono fuori degli altri e questa stessa persona si trova bene, questo lettore tipo si sente felice, magari io lo aiuto a scoprire anche in lui una vena creativa, che sia la scrittura, la pittura, il ballo, il canto, avrò fatto molto. Quindi non è solo la questione di vedere il marketing o il libro come prodotto industriale, ma è anche vederne questo lato qui, altruistico e umanità, ecco, scrupolo umanitario, ecco, una scrittura intesa come scrupolo umanitario. E infatti io appartengo a quella scuola di pensiero che dice: molto meglio il libro, la lettura del Prozac, come dire, se proprio stai male, leggi. Capito. No, perché si è Dai. creata, pensa, ne hanno Ok. parlato tanto su tutto libri o Prozac. Capito. Già che ci siamo apposta, visto che parlate apposta dei vostri libri, già qualche progetto futuro, qualcosa così, l'avete detto? Ci volete dire dove si possono acquistare eventualmente i vostri libri? Visto Sul che sito siamo in Mezzanine. chiusura, mettiamo qualche minuto. No, no, velocissimo. Sul libro, sulla libreria online, quindi sul sito delle Mezzelane,
e ovviamente in libreria, tutti, sia cartacea che web, quindi tutti i sistemi di facilmente ordinabile nel caso non dovessero averlo. Io personalmente ne ho ne copie, per cui ogni tanto becco quello che mi chiede la copia personale con la dedica. E quindi ne ho spediti anche tanti. 2 anni fa feci una promozione, no, l'anno scorso feci una promozione che se mi contattavano avrei mandato il libro con la dedica e con un segnalibro, diciamo, regalo proprio per l'occasione del Natale. Fate un'opera di bene, fate del bene, guardatevi attorno perché non guardate solo il vostro piccolo orticello. Giusto, soprattutto per questa giusta causa, per queste persone purtroppo bambini bisognosi. Sì. Invece Alexandra, invece il il tuo mio dove si si può trova, trovare? allora, il mio si trova sul sito della casa editrice Nulla Vie e viene distribuito attraverso i maggiori canali tipo messaggerie, insomma, loro si avvalgono di quei canali lì di distribuzione, per cui lo si può far arrivare presso qualunque libreria in Italia, basta scrivere a loro. Nulla Vie Edizioni è online e di Perfetto. Via Parmerina. Ok, chi è? Ah, Lidia Coltei che ha scritto certo. Ok, benissimo. Allora, ok, intanto io vi ringrazio sia Alexandra e Valentina di essere state mie ospiti. Purtroppo ci dispiace per Francesca che Grazie non è riuscita a collegarsi. a te. Beh, un Vedremo caro se questa saluto, sera Francesca. riuscirà, perché lo diciamo, chi ci sta guardando, stasera avremo un'altra puntata che sarà un recupero di una precedente che purtroppo abbiamo dovuto annullare qualche tempo fa. C'è stato un po' di scombinamenti vari. E questa volta vediamo di recuperarla. Però questa sera avremo tre ospiti che saranno Marilu Murra, Daniela Merola e Antonio De Falco. Questa sera alle ore 21. Quindi siamo un'altra La volta qua. Intanto tentativa. io vi ringrazio di nuovo Alessandra e Valentina e a tutti coloro che ci hanno guardato questa diretta. Grazie. Ciao Vi allora Andrea, salutiamo ciao e Valentina, iniziamo. Aspettate un stupendissima attimo che vi cosa, devo dire solo una cosa. è un piacere. Grazie Ciao, a voi. Ciao a tutti e ciao, noi alla ci vediamo più prossima. tardi. E con voi Alla speriamo di vederci prossima. presto. Ciao.